Abbiamo confermato tutto il nostro sostegno in un momento in cui, da quello che emerge dalle indagini, il sindaco è una figura a rischio che viene vissuta come persona pericolosa per gli affari dell'organizzazione criminale. Quindi bisogna assolutamente dobbiamo stringerci intorno al sindaco, a questa esperienza di discontinuità. Chiaramente, il sindaco della discontinuità, questo lo dicono le intercettazioni, le indagini che parlano della difficoltà di fare affari con l'amministrazione Marino. Roma ovviamente non ne esce bene, ne esce malissimo da questa situazione, c'è chi chiede commissariamento, addirittura lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale, che ne pensa? È un atto di propaganda politica perché non si può commissariare un'esperienza che per la prima volta dopo tantissimi anni viene vissuta come un problema dalle organizzazioni criminali. E quindi ci sono, sicuramente la magistratura sta facendo un lavoro importante, abbiamo detto che rinnoviamo la fiducia e il sostegno all'intervento della magistratura. Ma se il prefetto dice che il sindaco va messo sotto scorta, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, cioè quello di fare pulizia, di rinnovare e di fare in modo che non ci siano più possibilità e spazi per le infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.